Seguiva i suoi pazienti, spesso li accompagnava lui stesso in ospedale. Non mancava mai di una visita. Non usava il computer, ma nella sua borsa e sulla sua macchina c'era tutto quello che poteva servirgli. La memoria era il suo punto forte. Si ricordava i medicinali che prendevi, le operazioni di cui ti è sottoposto e ricordava spesso anche l'anno in cui questo era avvenuto. Ti dava sicurezza e tranquillità. Quando arrivava si tirava un sospiro di sollievo, come dire, adesso c'è qui il cartino. Centro sportivo, dottor Carlo Della Folla. Medico condotto, una vita dedicata al prossimo e una grande passione per il tennis. Bovio, 9 agosto 2015. Nostro che sei nei cieli, sia santificata dalla tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo, Dio onnipotente, Padre di misericordia, che tutto hai creato per mezzo del tuo Figlio e hai fatto di lui il fondamento incrollabile del tuo regno. Benedici quest'opera dedicata al dottor Carlo Della Torre, a gloria del tuo nome e per il bene della comunità, e fa che cresca di giorno in giorno con l'aiuto della tua provvidenza, fino alla piena realizzazione, per Cristo nostro Signore. Attività sportiva come un momento di grande responsabilità verso la società del nostro tempo, soprattutto verso i giovani che sono il nostro futuro, che guardano loro, agli atleti e ai loro beniamini con ammirazione. Quindi noi siamo assolutamente ad esempio, e anche noi, anche se non siamo assolutamente sportivi, dobbiamo essere ad esempio in altri ambiti. Non vorrei scomodare gli antichi, ma a me è sempre rimasta molto impressa l'idea che quando c'erano i giochi olimpici in Grecia la guerra si fermava. Addirittura si... La finale del torneo del tennis, 50ª Coppa Ernesto e Carlo Della Torre. Abbiamo trascorso una settimana intensa, abbiamo visto giocatori esultanti per la vittoria e tristezza vista a rabbia sui voti dei perdenti. Ma in ognuno di loro abbiamo scoperto la passione, la forza, la tenacia per quello che lo sport e per chi ama questo sport che è il tennis. Il presidente della Regione Lombardia, il dottor Valerio Valenti, prefetto di Brescia, Pierluigi Montinelli, presidente della provincia di Brescia, Tullio Aramini, sindaco di Bovio, Antonio Lotteria Giambattista Fontana, fotografo del circolo Franco Sarcinelli, l'assistenza logistica Mari Tanghetti, Matteo Tanghetti, Stefano Fontana, responsabili di campi Luca Tanghetti, Marco Lavaioli e Luca Carta. Rappresentanti della famiglia Della Torre abbiamo oggi Corrado e Ernesto e le sorelle Elena e Chiara. Speaker sono io, Forza Battista. Dopo tutto questo che ho detto, penso che sia giusto che passi il microfono proprio alla persona che ho appena elencato cosa ha fatto. Più che surriscaldati, quindi bisogna essere molto veloci. Abbiamo un saluto, un complimenti all'organizzazione, perché 50 anni di torneo, 50 anni di storia non è poca cosa, è molto importante fare questi tornei, innanzitutto per ricordare. Ad alzare la mano in maglia bianca, è nato nel 1983 a Brescia, gioca nel Tennis Club Bologna in serie A2. Nella classifica internazionale è stato al 294 posto, ha giocato in A1 per il Sarnico e Pisolati. Vincitore di 5 Futures,
è stato campione italiano di seconda categoria nel 2008. Non si contano i tornei open vinti nella sua carriera. Arriva in finale avendo battuto ai quarti Bosio Mauro 2-1 in categoria di 6-2-6-2. Nella semifinale vince contro Borgo Francesco, classifica del Borgo 2-1, lui lo batte in 7-6, 6-7-6-2. Già vincitore di due Coppe della Torre nel 2012 e nel 2013. Un grande applauso per Pedrini. In maglia azzurra abbiamo un altro bresciano, nasce a Brino e Brizzi Alberto. Classe 1984. Pure lui gioca nel tennis club Casale Monferrato in Serie A1. Miglior piazzamento in classifica ATP, 230° posto, è al numero 9 d'Italia. Ha vinto 10 tornei futures da 10.000 a 15.000 dollari, campione d'Italia nel 2011 con il Castellazzo di Parma. Gioca la semifinale a Maerbio nel 2010 nel torneo da 75.000 dollari. Ha appena vinto un torneo open dopo un lungo recupero post-operatorio al ginocchio. Arriva in finale a Bovino, avendo battuto ai quarti Speronello Marco, in classifica 2.2 Speronello lo batte in 6-4-6-2. Nella semifinale batte Petrone Alessandro, 6-3-7-5. E adesso allora diamo inizio ufficialmente a questo 50esima edizione, ascoltando l'Inno d'Italia.